Ciao a tutti e benvenuti alla lezione numero 325. L'idea dell'esercizio di oggi è la seguente. Tutte le cose che penso di vedere riflettono delle idee. Questa è la nota dominante della salvezza. Ciò che vedo riflette un processo della mia mente. Inizia con la mia idea di ciò che voglio. Da questo punto la mente forma un'immagine delle cose che la mente desidera, la giudica di valore e quindi cerca di trovarle. Queste immagini sono proiettate all'esterno, prese in considerazione, stimate reali e custodite come proprie. Da desideri folli deriva un mondo folle, dal giudizio deriva un mondo condannato, da pensieri di perdono emerge un mondo gentile, pieno di misericordia per il Santo Figlio di Dio, che gli offre una dimora benevola dove può riposare un po' prima di continuare il viaggio, aiutare i suoi fratelli ad andare avanti con lui e a trovare la via che conduce al cielo e a Dio. Quindi l'idea su cui dobbiamo riflettere oggi è questa. Tutte le cose che penso di vedere riflettono delle idee. Questo esercizio si conclude con una piccola preghiera che dice così: Padre nostro, le tue idee riflettono la verità, mentre le mie, separate dalle tue, non fanno altro che sogni. Possa io vedere ciò che riflette soltanto le tue idee, poiché le tue e le tue soltanto dimostrano la verità. Quindi tutte le cose che penso di vedere riflettono delle idee e tutto il resto è la mente che fa. Ok, allora io mi fermo qui, vi aspetto domani con la prossima lezione. Prima di chiudere, vi ricordo sempre di contemplare l'idea di oggi e l'esercizio che abbiamo appena concluso. Grazie mille, vi auguro una bellissima giornata e vi aspetto a domani con la prossima lezione. Ciao a tutti!